L'informazione in 60 secondi, momenti di grande paura sono stati vissuti dall'equipaggio della pilotina che si è andata a scontrare contro una scogliera e probabilmente per la notevole velocità vi è salita sopra. È accaduto nella notte scorsa nei pressi del porto di Ischia. Un furto è stato effettuato appena dopo pochi giorni dalla inaugurazione della nuova spiaggia attrezzata per disabili alla Chiaia a Forio. Sono stati portati via ombrelloni, dispense per sapone dai bagni ed anche una sedia. Concessioni balneari, il governo è al lavoro per diluire una serie di proroghe prima di avviare le gare il 2030, lo anticipa il quotidiano Il Sole 24 Ore. L'incidente della nave Driade della Caremar nel porto di Ischia è stata una tragedia annunciata, fortunatamente senza conseguenze gravi, lo sottolinea il professore Nicola La Monica dell'Outmare. I lavori allo stadio Mazzella dovrebbero riprendere il 26 agosto e terminare entro 3 settimane. È stata approvata la variante di progetto in merito all'escavo dell'area per la sistemazione del prato sintetico. È tutto, ci rivediamo più tardi.